Noi abbiamo fatto già una mostra con Enzo, una doppia personale a Palermo. Era la prima volta che facevamo qualcosa insieme, anche se ci conosciamo da quasi una decina d'anni. Abbiamo iniziato questo percorso insieme e abbiamo sviluppato questa idea di fare poi, durante la mostra, una tela con gli stessi colori, una tela alle stesse dimensioni, con la stessa tematica. Il tema di questo lavoro doveva avere una narrativa precisa, come quasi un racconto che poi ognuno dei tre, quattro avremmo interpretato ciascuno a modo nostro. In realtà abbiamo optato per scegliere per tre elementi. Allora, un morto in basso a sinistra, un ponte al centro con un cavaliere che lo attraversa e in alto a destra dei demoni. Pezzo di legno che mi sorregge questo, così qua sotto un tocchetto di legno. Il lavoro di Cucchi è un poeta. È un pittore eccezionale e poi la sua pittura è poesia pura, quindi ti rimanda a un mondo onirico, ancestrale, ed è fantastico. Lui qui ha fatto delle sculture, delle sculturine che poi adesso anche Manfredi e noi abbiamo realizzato con la creta, che poi verranno, si spera, riportate in fusione, quindi fatte in bronzo. E ha fatto lui le sue idee, sono sempre fresche e funzionano.